Insieme con le Miss arrivano i nonni, in contemporanea col concorso di bellezza. Dal 28 settembre al 2 ottobre Jesolo ospiterà la Festa dei Nonni in collaborazione con Famiglia Cristiana. Ed è già polemica sui costi, 130.000 euro per un programma ritenuto piuttosto misero. Gli assalti sempre più frequenti dei visitatori hanno indotto il designer outlet di Noventa ad acquistare un terreno per ampliare il parcheggio di 2.000 posti. Intanto il sindaco Alessandro Nardese e la direzione si appellano alla provincia per realizzare una nuova viabilità. A Treviso è tornata la panchina tolta 16 anni fa dal sindaco sceriffo Giancarlo Gentilini. A ricollocarla al suo posto nei giardinetti di Via Roma sono stati i ragazzi di ZTL, il collettivo da anni attivo in città contro la mancanza di spazi destinati ai giovani. Controlli contro i dipendenti assenteisti. Li ha annunciati il sindaco di Spresiano, Riccardo Missiato, che ha già vietato la pausa caffè all'esterno del municipio. Ma alcuni dipendenti continuano ad uscire durante il turno di servizio senza timbrare il cartellino. 6 speed check installati in un colpo solo nel comune di Fontaniva. Proteste sul web contro il sindaco Marcello Mezzasalma, accusato di voler far cassa. E il primo cittadino replica: voglio solo prevenire gli incidenti, visto che qui le strade vengono usate come piste. Esposto in procura per la morte della cavalla durante le prove della giostra di Monselice. Lo annuncia Alfantino di Arezzo, proprietario dell'animale, che denuncia la pericolosità della pista, nonché l'assenza di ambulanza e veterinario, e se ad andarne di mezzo fosse stata una persona.